Ciao ragazzi, sono Sebastian e questo è il mio canale Il Preparatore 2.0. In questo video andiamo a ripristinare il tetto in carbonio di questa favolosa BMW M3. Ora, se vuoi continuare a guardare questo video, ti devi iscrivere però. C'è un tasto da qualche parte sotto al video, schiaccialo e buona visione. Abbiamo il tetto in carbonio che si sfoglia, andremo a ripristinarlo al meglio che possiamo. Video tutorial step by step. Cosa che dobbiamo fare è quella di rimuovere il vecchio trasparente. In questo caso viene via molto facilmente. Lo sfogliamo usando una spatola da carrozziere. Isoliamo le parti vicine e carteggiamo il tetto con l'abrasivo P240. Finiamo di carteggiare tutti i bordi del tetto con la P400 a mano.
guidiamo l'auto al meglio che possiamo. È uno step molto importante e non da trascurare. Un errore qua e vi posso garantire che passerete una giornata intera a lucidare un'auto a gratis. Bene, prepariamo il fondo trasparente. In realtà non so come considerarlo perché sembra più un trasparente che un fondo. Comunque questo è un sistema certificato e garantito. Laviamo il tetto con antisilicone e passiamo il panno antipolvere prima del fondo. Spruzziamo la prima mano di fondo trasparente e facciamo appassire circa 10 minuti. Seconda mano di fondo trasparente e facciamo asciugare il tutto 30 minuti a 60 gradi. Carteggiamo il fondo trasparente con l'abrasivo P800. Finiamo di carteggiare a mano gli spigoli con la P800. Facciamolo bene, in questo modo riduciamo notevolmente il rischio dello sfogliamento. Soffiamo via la polvere, passiamo l'antisilicone, panno antipolvere e andiamo a preparare il trasparente.
spruzziamo la prima mano di trasparente e facciamo passare 10 minuti fra una mano e l'altra. Spruzziamo anche la seconda mano di trasparente e abbiamo finito. Asciughiamo il tutto 30 minuti a 60 gradi.